Buongiorno ancora, questa è la parte, quarta parte sulle cinque delle conferenze di Galileo. Questa volta vi promettiamo di essere più brevi. Buongiorno anche da parte mia e cominciamo subito allora. Bene, allora, la cosa di cui parliamo in questa conferenza è appunto come Galileo ha fondato sostanzialmente il metodo scientifico. In sintesi, cominciamo a vedere che cosa ha fatto Galileo. Questa è proprio un'estrema sintesi. Scoperte principali. Legge di caduta dei gravi. Il fatto appunto che la velocità non dipende dal peso, controintuitivo. Aristotele diceva che è proporzionale al peso. E inoltre ha scoperto che lo spazio percorso è proporzionale al quadrato del tempo trascorso, cosa che occhio non si riesce a giudicare. Principio di inerzia fondamentale, il movimento uniforme non richiede una forza, ripeto, contrariamente a quello che ha scritto Aristotele. Legge di composizione dei moti, la velocità totale è la somma delle velocità e racconta come si fa questa combinazione. Isocronismo delle piccole oscillazioni del pendolo, finalmente dopo Galileo è stato possibile costruire un orologio a pendolo di questo punto. Poi, relatività in movimento. Se sei su una nave in moto rettilineo uniforme, non ti rendi conto, non c'è nessun esperimento che ti consenta di dire mi sto muovendo. Il cannocchiale, grande invenzione, ripeto, l'ha inventato un olandese, ma non importa, Galileo è quello che l'ha usato e l'ha migliorato abbastanza per poter vedere cosa c'è in giro per l'universo e ha pubblicato quello che ha visto, e queste sono state le principali scoperte astronomiche: satelliti di Giove, montagne sulla Luna, macchie sul Sole, Mercurio e Venere hanno delle fasi come la Luna. Chiaramente da questo è derivata la conferma dell'eocentrismo del sistema solare ed è stata la causa della sua condanna. Cosa? Scritto appunto nell'ultimo suo libro, La resistenza dei materiali. Guardate che sino ad allora gli architetti erano date, come dico, con metodo spannometrico. Galileo invece spiega come calcolare il carico massimo che una trave può sostenere e evitare quindi che una casa crolli. E se permettete, magari questo pure è una cosa importante. Direi decisamente. Però, se volete, la vera e propria scoperta fondamentale che è il sostegno di tutto questo è questo qui: la matematica governa le leggi della natura. E, chiaramente, se mai in futuro dovessimo ripiombare nella barbarie, ecco, la cosa fondamentale, la singola cosa fondamentale da portare dal presente nel futuro è questo fatto. Se si è coscienti di questo fatto, si può ripartire, altrimenti non si sa dove sbattere la testa. Chiaramente noi siamo abituati a questo concetto, però non si tratta, applicando questo concetto, di fare soltanto somme e sottrazioni. Si tratta del fatto che, per esempio, Newton, per spiegare una cosa che è apparentemente semplice come movimento, ha dovuto creare l'analisi differenziale. In altre parole, dovete sapere che tra fisica e matematica c'è un po' un discorso a rimpiattino, a rincorsa. Ai tempi di Newton è stata la fisica che è dovuta andare avanti rispetto alla matematica perché non aveva la matematica che gli serviva. In tantissime altre occasioni, e viceversa, è stato il contrario. Quando Einstein ha inventato la relatività generale, gli avevano proprio appena appena sformato calde le equazioni tensoriali che lui ha dovuto usare per la sua teoria. A questo proposito, cioè del gioco tra matematica e fisica, vi voglio aggiungere una cosa. Un certo Eugene Wigner, premio Nobel per la fisica nel 60, ha pubblicato un articolo molto profondo e interessante che varrebbe una conferenza. Ed è intitolato, attenzione alla parola,
l'irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali. Quella parola irragionevole è estremamente indicativa del fatto che è strano che sia così, ma così profondamente vero questo fatto che la matematica governa le leggi della fisica. In altre parole, chi esiste, la fisica o la matematica? Questo argomento potrei farci su una conferenza. È davvero difficile deciderlo. Io volevo richiamare la frase che abbiamo già citato in precedenza, la frase di Galileo, cui parlando del grande libro della natura affermava che è scritto in lingua matematica, i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intendere umanamente parole. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Esatto. La frase tratta dal saggiatore, come avevamo visto. Se volete, ancora più importante, allora il discorso che ho appena detto è fondamentale per la fisica, ma l'altra cosa fondamentale per tutte le scienze è la fondazione da parte di Galileo del metodo scientifico. In altre parole, come si opera in tutte le scienze. Ed ecco qua. Galileo ha chiarito che la scienza, che è questa architrave, si fonda, si basa, si appoggia su quattro pilastri. C'è un fenomeno, X qualunque, si formula una ipotesi a proposito di questo fenomeno. Dopodiché, e per esempio, tanto per capirci, può essere un'ipotesi il fatto che appunto l'accaduto dei gravi è governato da una legge matematica, ma quale? Allora bisogna fare un'esperienza che ci consenta di misurare. Guardate, quel concetto di misura, che a noi viene familiare, si misura la lunghezza, si misura un peso, eccetera, eccetera. Non lo è affatto. Non si misura la quantità di tristezza, non si misura la quantità di profumo. Quello che si può misurare è, cioè, si può parlare di fisica e di scienza soltanto su cose che si possono misurare. E quindi condurre un'esperienza su quello che è l'argomento di interesse. La dimostrazione è la legge, può essere fisica e quindi matematica, ma può essere anche, parlando di scienze, di come la chimica, come la biologia, eccetera, eccetera, una qualunque legge che organizza i risultati dell'esperienza. E poi però, attenzione, una volta fatta una legge, ipotizzata una legge, c'è il cimento, e il cimento è una parola bellissima, perché è una lotta, è un continuo confrontarsi con la realtà del mondo. E questa lotta è quella che ci consente di, come si dice, validare, verificare che il lavoro che abbiamo fatto è corretto. Ed ecco qui, diciamo, lo schema di flusso di come funziona la scienza, tutte le scienze. Si formula l'ipotesi. Dopodiché, appunto, come dicevo, si conduce un'esperienza. Ma questa esperienza porta ad una teoria matematica, per esempio, parlando di fisica. Questa teoria matematica, minimo minimo, deve inquadrare, razionalizzare tutto quello che si è visto fino a quel momento. D'accordo? Però, ci sono anche state delle teorie le quali hanno messo in evidenza delle leggi fisiche assolutamente sconosciute sino a quel momento. E per darvi subito un esempio, le onde elettromagnetiche sono state scoperte quando Maxwell ha inquadrato i fenomeni elettromeccanici in una teoria. Ha fatto questo inquadramento, ha scritto delle leggi matematiche, sviluppando matematicamente queste leggi che aveva scoperto, si è scoperta una cosa che non si sapeva, e cioè che le onde elettromagnetiche si propagano nello spazio alla velocità della luce. E scusate se questa è stata una novità da poco.
Una volta che questo è successo, si procede assolutamente alla verifica. Oggi si continuano a verificare tutte le leggi, persino la legge di gravità di Galileo. Si sta verificando la legge di gravità su particelle minime, tipo un solo atomo. Cade un solo atomo, cioè segue le stesse leggi della materia più grande. E questa è la verifica continua che si fa in fisica. E che cosa succede? Quello che troviamo corrisponde a tutto questo ammaradà che abbiamo messo in piedi, sì o no? Se la risposta è sì, attenzione, non ci si ferma lì. Le leggi di Einstein sono ancora oggi sottoposte a verifica, 100 anni dopo. E per inciso sono sempre dove è sempre risultato più. Sì, no, poi gente, non c'è niente da fare, la teoria non è giusta. A questo proposito vi dico che la fisica è, tra le tante scienze che ci sono in giro, una scienza onesta. I fisici sono uomini, gli piacerebbe a tutti ricevere un premio Nobel. Non so se ricordate la fusione fredda di una ventina di anni fa giù di lì. Tutto un grande sformazzamento qui là sarebbe stata una cosa epocale. Purtroppo le esperienze successive non l'hanno confermata. Allora Rachel Feynman ha detto un giorno: ma non importa quanto sei intelligente e quanto sia bella la tua teoria, se non corrisponde all'esperienza, è sbagliato. Quindi il punto cruciale però della fisica è proprio quello che vi ho detto prima. Una volta sviluppata una teoria si possono evidenziare degli altri fenomeni meglio. Vi ho citato prima Maxwell e le onde elettromagnetiche, adesso vi cito Einstein e la sua legge E uguale a mc al quadrato. Finalmente abbiamo capito perché il sole ci riscalda. E scusate se poco. Infatti è importante questo passaggio. Da una teoria confermata si possono dedurre altri fenomeni molto importanti. E come hai detto te, da E uguale a mc quadro si è riusciti a comprendere da dove arriva tutta l'energia che produce il Sole. E forse nemmeno Einstein avrebbe immaginato All'inizio così grande di questa formula. E anche per quanto riguarda la relatività, anche quella ha avuto inimmaginabili sviluppi, ad esempio nel formulare un modello cosmologico. no. Esatto. Praticamente da Einstein è cominciato la astrofisica. L'astrofisica, sì. Bene, adesso procederei raccontandovi delle esperienze di Galileo, delle sue scoperte, e in questa conferenza parliamo soltanto dell'isocronismo delle piccole oscillazioni del pendolo. Vediamo un pochino di che cosa si tratta. Anzitutto, questo è un pendolo in suo schema. Allora, c'è un'asta, eccola qua, sospesa in un fulcro, eccolo qua. Dall'altra parte c'è una massa. Se scostiamo la massa da questo punto qua in fondo e la solleviamo in questo modo e dopodiché la lasciamo andare, questa massa impiega un certo tempo che si chiama periodo per andare di qua e ritornare indietro. Allora, che cosa ha osservato Galileo? Ha osservato che se cambio l'ampiezza di un'oscillazione non molto grande, sin di partenza, vi do un numero, 4 gradi, 5 gradi, 6 gradi, cose di questo genere, quindi movimenti relativamente piccoli, ebbene, ha osservato che il periodo, quindi il tempo che occorre per andare di qui e ritornare indietro, non cambia. E questa è una cosa molto importante, perché ci si può costruire sopra un orologio, giusto appunto un orologio a tempo. Ecco, ripeto, le oscillazioni di cui parliamo sono piccole. La leggenda dice che appunto ho osservato un candelabro nel Duomo di Pisa e notate bene come verificare questa legge. Sapete come?
col battito del cuore. Non aveva nient'altro Galileo per andare a tempi tipo un secondo. Non poteva usare la clessidra, tanto più capisco. Ecco, ragioniamo un attimo su perché il periodo non cambia. Allora, voi potete immaginare che questo oggetto, questa massa, quando è qui, è ferma per un attimo. Dopodiché scende, prende velocità, qui avrà la velocità sua massima e poi in fondo rallenta pian piano e si torna a fermare. È chiaro che questo movimento non durerà mai all'infinito, pian piano i piccoli attriti, la resistenza dell'aria fanno sì che questa massa rallenta e poi si ferma. Vediamo questo movimento più in dettaglio. Allora, se io ho una massa che arriva, per esempio, a questo punto qua, quando arriva a questo punto in cui ha la velocità massima, ha una velocità che dipende giusto appunto da quanto è lontana. Se l'avvicino, cioè la massa parte da qui, che cosa succede? Ebbè, succede appunto una specie di compensazione, nel senso che se la mia massa parte da qui, quando arriva qui va più adagio. Ma allora se va più adagio ci mette più tempo. Allora, attenti, qua va più veloce, ci mette meno tempo. Qua va più adagio, ci mette più tempo. Il risultato che ha osservato Galileo, il periodo di oscillazione per queste piccole oscillazioni è costante. Esattamente Galileo ha scritto, le oscillazioni del pendolo avvengono tutte nel medesimo tempo, a prescindere dalla loro ampiezza. Ecco, volevo soltanto aggiungere una frase che è questa. L'hanno visto tutti per secoli questo fenomeno. E sapete cosa ha detto Schrödinger? Essere un fisico è vedere la novità in quello che tutti vedono da secoli. È chiaro? È stata appunto la grandezza di Galileo, che nel 1937 propose di utilizzare questa proprietà del pendolo, appunto l'isocronismo, per regolare il moto dell'orologio. E allora adesso lo vediamo. Ed eccolo qua, un orologio a pendolo che magari ce l'avete in casa, che bello. Questa è la massa, questa massa qui. L'asta è quello che va sino qua, più o meno sino qua in cima, è abbastanza lunga. Il movimento, lo vedete quanto è piccolo? Questa pendola qui, qua dentro, oscillerà di 4-5 gradi al massimo. Ok, allora, questa è una pendola. Vi siete chiesti come funziona, perché la pendola? Ci sono appunto tre elementi di base. L'asta oscillante, che chiamiamo pendolo, ecco, ci sono questi pesi che scendono man mano. E perché ci sono questi pesi? Perché, come vi dicevo, un'asta lasciata libera si ferma. Allora, questi pesi, in effetti, ad ogni oscillazione danno una spinterella, ma proprio ella piccolissima, che deve servire proprio solo e soltanto per vincere gli attriti. E poi, per arrivare qui all'orologio, ci sono tutti dei meccanismi, delle ruote dentate, che avete visto nei vostri orologi meccanici, che alla fin fine fanno muovere le lancette sul quadrante. E il fatto appunto che l'isocronismo sia importante è questo, che se qui comunque sia mi cambia un po' l'ampiezza dell'oscillazione per l'attrito, perché si sta scaricando o cose di questo genere, il tempo, il periodo non cambia, quindi l'orologio non sbaglia. E questo è uno schema con un pochino più di dettaglio, mi sposto di qua. Allora, questa è la nostra asta, quella sino in cima. Quindi l'asta A, eccola qua, con un peso in fondo B, eccolo qua. Quando lo oscilla, questo peso qua, muove qua in cima, qua c'è una cosa collegata rigidamente che finisce con questo strano semiarco, vedete, con due denti all'estremità, che si chiama scappamento. Scappamento perché? Perché, vedete, questa ruota G è spinta, giusto appunto, dai pesi a ruotare, ma viene trattenuta dallo scappamento. Allora cosa succede? Quando lo scappamento si muove, libera questa ruota, ma dall'altra parte si abbassa quest'altro dentino qua che ferma questo dente qua. Quindi questa ruota dentata qui, ad ogni oscillazione,
fa uno spostamento limitato. D'accordo? Chiaro, ora, chiaro. Dimmi? È chiaro, chiaro. Chiaro, eh? E quindi, appunto, ripeto il concetto. Per quanto sia, un pendolo non sarà mai perfettamente identico all'altro. Vedete questo C? È un piccolo peso che serve giusto appunto per regolare un po' il periodo di oscillazione. Non saranno mai identici due pendoli, ma non importa, quello è il bello. Una volta regolato perché batte, come si dice, il secondo, lui batte il secondo da quando è carico a quando è quasi completamente scarico. E questo finalmente è un orologio. Sapete perché ho scritto finalmente un orologio? Ieri sera non c'era luce in casa mia. Allora avevamo le candele. E sapete che cosa mi è venuto in mente? Gli antichi romani, e credo anche i cinesi, mettevano degli spilli nelle candele per sapere quanto tempo era passato. La candela si bruciava ad una velocità costante, quando era passato un'ora, attaccate e cadeva uno spillo. Anche questo era un sistema. Anche questo era un sistema, non avendo nient'altro da fare. Invece il pendolo, invece dicevo, il pendolo è stato utilizzato anche in altri campi, non solo per fare degli orologi. Ad esempio, come hai scritto tu in uno degli articoli di fisica per la rivista dell'Unitre Clio, lo scienziato francese Foucault è riuscito a dimostrare che la Terra ruota su se stesso proprio grazie alle proprietà del pendolo. Esatto. Ma ne ho letta un'altra, che due spedizioni organizzate dall'Accademia delle Scienze di Esatto. Paris, la prima in Lapponia e la seconda sulle Ande peruviane, queste spedizioni hanno accertato, proprio grazie alla proprietà del pendolo, che la Terra è schiacciata al polo e rigonfia all'equatore. Potremmo anche cercare di capire perché e come hanno fatto. Allora, sappiamo che il periodo di oscillazione del pendolo cambia oltre che con la lunghezza dell'asta, della corda che porta il peso, cambia anche con la gravità. In questo senso, maggiore è la gravità, minore è il periodo di oscillazione. Esatto. Ebbene, queste spedizioni hanno notato che il pendolo, il periodo del pendolo, era maggiore all'equatore rispetto a quanto fosse al polo. E quindi all'equatore la gravità era minore rispetto al polo. Cosa vuol dire? Se è minore la gravità, vuol dire che la distanza dal centro della Terra è maggiore. Quindi la distanza dal centro della Terra all'equatore era maggiore rispetto alla distanza che si aveva al polo, sempre dal centro della Terra. Una bella scoperta grazie all'isocronismo e alle proprietà del pendolo. Bene, allora aggiungo una cosa che chiaramente anche Paolo sa benissimo. Dovete sapere che qua siamo nel Settecento, c'era Newton, e Newton è stato quello che ha detto: guardate che la Terra è gonfiata all'equatore e schiacciata ai poli. Ecco, nello stesso periodo c'era, porco cane, non mi ricordo più chi, un grande Descartes, credo, Cartesio, che diceva il contrario. Diceva, guardate che è il contrario, cioè la Terra è schiacciata, l'equatore è più alta ai poli. E allora? Allora va a verificare. E quindi ci sono state delle persone che sono andate all'equatore e che sono andate, non al polo chiaramente, in una zona molto artica, molto fredda. Benissimo, alla fine Newton aveva ragione. Dovete sapere che Voltaire era un grande ammiratore di Newton. E quando finalmente tutto ciò è stato consolidato, Voltaire ha scritto questa bellissima frase che dimostra la superiorità del genio. Ha detto, voi avete scoperto in luoghi pieni di triboli, perché al polo e all'equatore, quello che il signor Newton sapeva senza uscire di casa. Sì, in effetti è così. Sì. E questo è il paradigma della scienza. Sì. Bene, allora chiudiamo anche questa conferenza e arrivederci alla prossima. Alla prossima, arrivederci.